grazie a un motore made in Italy i viaggi spaziali del futuro saranno green. Si chiama M10, è stato sviluppato da Avio ed è il primo razzo europeo a propellente liquido criogenico della classe delle 10 tonnellate che combina ossigeno liquido e metano liquido. Il primo motore in Europa fatto da metano liquido e ossigeno liquido per questa spinta. Le caratteristiche sono l'efficienza, l'utilizzo di componenti green più disponibili sul mercato, quindi è la prima volta che e soprattutto quindi un utilizzo molto importante di stampante 3D di componenti metallici, quindi è la prima volta sì. Non solo, infatti il nuovo propulsore italiano, oltre ad essere verde, presenta anche altri vantaggi, fra cui il fatto di essere assemblato facendo ricorso alla stampa 3D di alcuni elementi, il che permette di abbassare i costi garantendo dei vantaggi sul mercato a livello di competitività. Un motore è fatto, diciamo, da 6-7 componenti maggiori, ok? Una camera di combustione e delle valvole e delle turbopompe. La camera di combustione è fatta in stampante 3D, le turbopompe sono anche fatte in stampante 3D. Perché? Perché permettono due cose. Permettono di essere più veloce nell'ottenere dei componenti metallici rispetto ai processi classici di fonderia, e permettono soprattutto di integrare, al posto di fare più componenti e di fare un assemblaggio dei componenti, permettono di creare delle geometrie molto più complesse e di conseguenza di evitare dei processi di saldatura, di integrazione di diversi componenti insieme. Quindi cerchiamo di rendere, utilizziamo quindi la stampante 3D per due motivi: la velocità di produzione di un componente, come dicevo, rispetto alla fusione classica, e soprattutto alla capacità di mettere in un unico componente più funzionalità che prima riusciamo a ottenere solo facendo integrazione o saldatura di componenti insieme. Il motore M10 aprirà la strada a una nuova generazione di lanciatori, Vega E e Vega E Lite, che hanno lo scopo di aumentare la competitività della famiglia di piccoli lanciatori europei, avvantaggiandosi il più possibile delle tecnologie e delle infrastrutture sviluppate per i razzi Vega e Vega C. Secondo le previsioni, M10 farà il suo primo lancio nel 2026. L'ingresso sul mercato del lanciatore è previsto in 2027. Stiamo iniziando la campagna del primo motore, dopo ci saranno altri motori per verificare quindi la riproducibilità, la stabilità delle caratteristiche, e poi c'è da sviluppare in parallelo tutto il lanciatore, tutto lo stadio che deve accomodare questo motore. Un risultato reso possibile da un team industriale europeo guidato dall'Italia e Avio, che coinvolge aziende dall'Austria, Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Romania e Svizzera. Una leadership, quella italiana, che il ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale Vittorio Colao ha voluto sottolineare. Il successo del primo test di accensione del motore Green M10 è un importante passo avanti tecnologico e strategico per i sistemi avanzati di accesso allo spazio, spiega Colao. Il governo sostiene progetti come questo che espandono le capacità industriali italiane con tecnologie innovative e rafforzano la nostra partecipazione all'economia dello spazio e ai servizi a terra ad essa collegati. Questi successi si basano sulla filiera di grandi, medie e piccole aziende che partecipano a una economia strategica per il programma di innovazione del governo. Sarà l'ultimo stadio del lanciatore Vega E. Secondo i calcoli, al punto di accensione normale in stato stazionario, il motore M10 dovrà fornire 98 kN di spinta, con un rapporto di mistura dei propellenti di 3,4. La sfida è quella di riuscire a creare lanciatori sempre più efficienti che riescano a ottenere la stessa spinta o magari anche maggiore con un minor impiego di propellenti.
lente, non solo, utilizzando propellenti facilmente reperibili sul mercato rispetto a quelli che vengono usati oggi, si abbassano i costi, senza dimenticare che metano e ossigeno sono senza dubbio meno nocivi all'ambiente dei propellenti solitamente utilizzati. L'efficienza di un lanciatore si misura soprattutto nel rapporto che c'è tra l'efficienza dell'utilizzo dei propellenti. Ci sono dei propellenti che hanno un'efficienza minore, nel senso che producono una spinta minore con una stessa, quindi a isovolume, a stessa quantità. Quindi noi stiamo cercando di sviluppare un motore che abbia più efficienza, nel senso che porta nello spazio a iso quantità di propellente una carica pagante più ampia. Quindi riduciamo la quantità di propellente e otteniamo una spinta uguale, o a stessa quantità di propellente abbiamo una spinta più ampia che ci permette un carico più ampio. Ci sono due cose, quindi la cosa che facciamo prima di tutto è sviluppare un motore più efficiente. Okay. Poi aggiungiamo il fatto che sviluppiamo un motore green, nel senso che i propellenti che sono stati scelti, quindi i fluidi, che sono più green, nel senso che prima, oggi, abbiamo dei componenti di cui la composizione chimica non è esattamente green. Sono cose, per esempio, che si avvicinano a ammoniaco o cose di quel genere. Ok, e andiamo a sostituire questi propellenti, questi fluidi, con nuovi che sono più green, che sono ossigeno liquido, un metano, e che sono meno pericolosi per l'ambiente, e di qui la combustione è anche meno pericolosa per l'ambiente. Quindi facciamo due cose: aumento efficienza e green dei propellenti. C'è anche l'obiettivo di prendere delle cose che sono molto più disponibili sul mercato e di conseguenza avere un costo di produzione più basso. Anche Jeff Bezos negli Stati Uniti sta realizzando un razzo simile che andrà ad equipaggiare i prossimi vettori Vulcan e New Glenn, ma l'M10 rimane uno dei primi al mondo e il primo in assoluto costruito in Europa per conto dell'Agenzia Spaziale ESA. Un altro dei vantaggi dell'M10 è la sua versatilità. Il motore si adatta ad ogni tipo di missione grazie alla possibilità, ad esempio, di poter accendere e spegnere il propulsore più volte e di modulare la spinta a seconda delle necessità, permettendo di poter effettuare manovre orbitali differenti. Con M10 dimostriamo di possedere la tecnologia più innovativa e sostenibile per i lanciatori del futuro, sottolinea Giulio Ranzo a di Avio. A partire da questo elemento tecnologico saremo in grado di sviluppare una nuova generazione di prodotti particolarmente efficienti e competitivi.